degli esseri inferiori. Dopo Allan Kardec di Vubi domanda: in tal modo parrebbe che l'anima ora umana sia stata il principio intelligente degli esseri inferiori della creazione. Risposta: noi abbiamo già detto più volte che nella natura tutto si collega e tende all'unità. In quegli esseri che voi siete lontani dal conoscere tutti, il principio intelligente si elabora, si individua poco a poco e tenta le prime prove della vita. È in certo modo un lavoro preparatorio, come quello della germinazione, in conseguenza del quale il principio intelligente subisce una trasformazione e diventa spirito. Allora incomincia per esso il periodo dell'umanità e con questo la coscienza del suo avvenire, la distinzione del bene e del male, la imputabilità dei suoi atti, come dopo il periodo dell'infanzia viene quello dell'adolescenza, poi quello della giovinezza e finalmente quello dell'età matura. In questa origine non è nulla che debba umiliare l'uomo. I grandi ingegni, i geni, sono forse umiliati perché furono feiti informi nel seno della madre loro? Se ci sono cose che lo debbano umiliare, sono queste sole: la sua nullità di fronte a Dio, la sua impotenza di investigarne la profondità dei disegni e l'infinita sapienza delle leggi che regolano l'armonia dell'universo. Riconoscete la grandezza di Dio in questa armonia mirabile che fa un tutto indissolubile della natura. Credere che Dio avesse potuto fare qualcosa senza uno scopo e creare degli esseri intelligenti senza avvenire sarebbe una bestemmia contro la sua bontà che si estende su tutte le creature. Il libro degli spiriti.